Sei pronta? Sì. Anch'io. Sa. No, io no. Proprio tanto io. Quindi guardiamo in macchina. Guardiamo John. Inizi te. Io? L'empatia, credo. L'empatia. Confermo. La più bella è stata sicuramente in Turchia, a Istanbul, quando ho lavorato per una serie televisiva turca, quindi ho vissuto lì un anno, ho imparato il turco, ho recitato in turco e mi sono ritrovata ad essere una ragazza quasi turca con un sacco di amici, quindi bello, molto bello. Ma in turco lo facevi? Sì. Ma tu sei il turco? Sì. Sicuramente tutto quello che è successo dopo essere diventata madre, quindi sono stata in Canada e ho fatto una puntata pilota per una serie stupenda e quella è stata l'esperienza più bella, ma proprio perché avevo io una diversa concezione e percezione della paura e quindi mi sono finalmente goduta il mio lavoro, lo stare nel set, come non mi ero mai goduta prima. Sì, anche se in realtà non potrei dire o fare nomi. Un film in cui sostanzialmente mancava proprio la figura del regista, nel senso che il regista c'era ma non sapeva in realtà che cosa stava facendo e quindi per un attore non avere il regista che ha delle idee chiare, che sa dove ti deve portare e eravamo tutti un po' così, quindi è stato molto brutto. Anch'io non dovrei fare nomi, faccio nome il medico in famiglia. Perché credo che arrivata alla decima stagione veramente non sapevo più come rendere questo personaggio ancora interessante. Invece ero lì e dovevo comunque onorare e rispettare quello spazio e quindi quello è stato per me molto difficile verso la fine. La spontaneità. Il coraggio. Ce l'ho. L'ascolto, vero, sensibile, aperto. È finito? Sì, vorrei andare avanti, ma non posso. Io apprezzo un regista quando ha le idee chiare e che non deve farsi, insomma, darsi delle risposte troppo durante la lavorazione, perché va a compromettere una serie di cose, non tanto per l'attore quanto forse per le altre figure. Importante. A cazzo. Io vorrei essere me stessa, perché questo è il percorso che devo fare. Anch'io vorrei essere me stessa. Ogni tanto vorrei essere te. Anch'io vorrei essere te. Oppure, non lo so, un uccello, giusto così per farsi un giro in aria e volare. Una farfalla. No? No. Uccello. Una pantera. Un'aquila. Un gatto. Un falco. Ma pure, scusa. Anche una giraffa, perché c'ha uno sguardo importante. Ma pure importante. Il sorcio, per capire. No, il sorcio no. No. Ogni tanto mi piacerebbe essere un uomo. Brava. Per tirare pugni invece che piangere. Ma per non svegliarmi quando si sveglia il bimbo. Ce va lei, tanto ce va lei. Ce l'ho. Vai. Amore, libertà, entusiasmo. Io avrei detto amore, passione, empatia. E invece le ho dette. A volte sono un po' impaziente per alcune cose, diciamo. Ma no, ma lei non ne ha di te. Tu? Io sono eccessivamente ansiosa, mi faccio prendere dall'ansia perché qual era la mia cosa? Il senso della responsabilità? Sei perfezionista. Sono un po' perfezionista, cioè sto senso della responsabilità che me se magna. Tuo difetto. Non credere fino in fondo che sei una gran figa. Vabbè, sì. Me lo dice sempre. Ma è così. Ma io direi la stessa cosa di lei. Ci amiamo. Se fosse possibile, hai detto, una cucina. Io una sala yoga.
fare un film con tutte le mie amiche. Sarà banale, però. Il remake del Buono e Brutto e Cattivo in versione femminile. Io vorrei che essere messa in scena da te. Io vorrei questo. Stai dicendo che il tuo sogno è quello che io faccia alla regista? Sì, essere messa in scena da te. Io non vorrei una tomba. Cosa vorresti? Che coso che si incenera. Che ti lanciano nell'oceano? Nel lago di Scutari. Però, insomma, se proprio qualcuno dovesse dire qualcosa di me, mi piacerebbe che ci fosse scritto. C'eravamo tanto amati. Io vorrei che ci fosse scritto... Ci ha provato. Ha fallito... Ma si è sempre rialzata. Lo vedete che il suo difetto è questo? Cioè che non crede abbastanza nella sua grandiosità. Sì, ha fallito, però si è rialzata. La pace. Che manca. La pace dentro se stessi, però. Qua bisogna far pace con se stessi, perché siamo il micro mondo del macro mondo e qua se non ci mettiamo a posto noi... Cosa penso di lei? Che è simpatica, che si sottovaluta, che è una gran donna e che le voglio molto molto bene. Può interessare? No, probabilmente a me sì. Io penso e sento lo stesso per Lavinia. Sento che c'è un potenziale incredibile dentro e l'ho visto quando esce, è abbastanza incredibilmente potente. E se solo lei stessa decidesse di prendere tutta la donna che è, ma lo fa per non farci sentire in imbarazzo a noi. Pazza! Ho dimenticato una cosa importante, è pazza! Entusiasti. Non è proprio un aggettivo. Forse. Accoglienti. No, non il tuo, quello che sto per dire io. Totalizzante, almeno per la mia vita. È un aggettivo? Sì, secondo me sì. Totalizzante. Accoglienti. Unica. Originale. Coraggiosa, molto coraggiosa. Simpatica. Casa. Un po' folle. È un po' folle Accademia, forse è questa la cosa più bella, ci si prova, ci si dà. Si crede nei sogni. E si realizzano pure. E si realizzano, sì. È unica. Ciao!